Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi in Italia e in altre nazioni si celebra la solennità del corpo e sangue di Cristo, il Corpus Domini. Nella seconda lettura della liturgia odierna, San Paolo risveglia la nostra fede in questo mistero di comunione. Egli sottolinea due effetti del calice condiviso e del pane spezzato, l'effetto mistico e l'effetto comunitario. Dapprima l'Apostolo afferma il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Queste parole esprimono l'effetto mistico, o possiamo dire l'effetto spirituale dell'Eucaristia. Esso riguarda l'unione con Cristo, che nel pane e nel vino si offre per la salvezza di tutti. Gesù è presente nel sacramento dell'Eucaristia per essere nostro nutrimento, per essere assimilato e diventare in noi quella forza rinnovatrice che ridona energia e ridona voglia di rimettersi in cammino dopo ogni sosta o dopo ogni caduta. Ma questo richiede il nostro assenso, la nostra disponibilità a lasciar trasformare noi stessi, il nostro modo di pensare, di agire. Altrimenti le celebrazioni eucaristiche a cui partecipiamo si riducono a dei riti vuoti e formali. E tante volte qualcuno va a messa, ma che si deve andare come un atto sociale, rispettuoso, ma sociale. Ma il mistero è un'altra cosa. È Gesù presente che viene per nutrirci. Il secondo effetto è quello comunitario ed è espresso da San Paolo con queste parole. Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Si tratta della comunione reciproca di quanti partecipano all'Eucaristia, al punto da diventare tra loro un corpo solo, come unico è il pane che si spezza e si distribuisce. Siamo comunità, nutriti dal corpo e il sangue di Cristo. La comunione al corpo di Cristo è segno efficace di unità, di comunione, di condivisione. Non si può partecipare all'Eucaristia senza impegnarsi in una fraternità vicendevole, che sia sincera. Ma il Signore sa bene che le nostre sole forze umane non bastano a questo. Anzi, sa che tra i Suoi discepoli ci sarà sempre la tentazione della rivalità, dell'invidia, del pregiudizio, della divisione. Tutti conosciamo queste cose. Anche per questo ci ha lasciato il sacramento della sua presenza reale, concreta, permanente, così che rimanendo uniti a lui, noi possiamo ricevere sempre il dono dell'amore fraterno. Rimanete nel mio amore, ha detto Gesù, ed è possibile, grazie all'Eucaristia, rimanere nell'amicizia, nell'amore. Questo duplice frutto dell'Eucaristia, il primo, la unione con Cristo, il secondo, la comunione fra quanti si nutrono in Lui, genera e rinnova continuamente la comunità cristiana. È la Chiesa che fa l'Eucaristia, ma è
più fondamentale che l'Eucaristia fa alla Chiesa e le permette di essere la sua missione prima ancora che compierla. Questo è il mistero della comunione, dell'Eucaristia. Ricevere Gesù perché ci trasformi da dentro e ricevere Gesù perché faccia di noi la unità e non la divisione. La Vergine Santa ci aiuti ad accogliere sempre con stupore e gratitudine il grande dono che Gesù ci ha fatto lasciandoci il sacramento del suo corpo e del suo sangue. Angelus Domini, nunciabit Mariae. Et concepit Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udigni et ficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnazione in cognovim, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luce eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunque in suo in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, seguo con apprensione e anche con dolore la drammatica situazione in Libia. È stata presente nella mia preghiera in questi ultimi giorni. Per favore, esorto gli organismi internazionali e quanti hanno responsabilità politiche e militari a rilanciare con convinzione e risolutezza la ricerca di un cammino verso la cessazione delle violenze, che porti alla pace, alla stabilità e all'unità del Paese. Prego anche per le migliaia di migranti, rifugiati, richiedenti asilo, sfollati interni in Libia. La situazione sanitaria ha aggravato le loro già precarie condizioni, rendendoli più vulnerabili da forme di sfruttamento e violenza. C'è crudeltà. Invito la comunità internazionale, per favore, a prendere a cuore la loro condizione, individuando percorsi e fornendo mezzi per assicurare ad essi la protezione
di cui hanno bisogno, una condizione dignitosa e un futuro di speranza. Fratelli e sorelle, di questo tutti abbiamo responsabilità. Nessuno si può sentire dispensato. Preghiamo per la Libia in silenzio tutti. Oggi ricorre la giornata mondiale del donatore di sangue. È un'occasione per stimolare la società ad essere solidale e sensibile a quanti hanno bisogno. Saluto i volontari presenti ed esprimo il mio apprezzamento a tutti coloro che compiono questo atto semplice, ma molto importante, di aiuto al prossimo, donare il sangue. Saluto tutti voi fedeli romani e pellegrini. Auguro a voi e a quanti sono collegati con i media una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.